congresso provinciale di Forza Italia che si è tenuto presso le sale del Grand Hotel di Telese Terme ha visto la partecipazione di prestigiosi ospiti del Partito Azzurro e di un nutrito gruppo di attivisti e simpatizzanti del partito. Nella cittadina termale c'è stata l'importante presenza dell'onorevole Francesco Cannizzaro, vicepresidente del gruppo del Partito Azzurro alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale del Partito Calabrese, nonché responsabile nazionale per il Sud Italia. Immancabile la presenza dell'onorevole Francesco Maria Rubano a fare gli onori di casa nel Sannio. Presente anche l'onorevole Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia presso il Parlamento europeo e coordinatore regionale. È intervenuto telefonicamente il segretario nazionale di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, che al congresso delle idee di Telese Terme ha dichiarato: sono vicino a Francesco Maria Rubano per contribuire allo sviluppo del territorio che rappresenta. Rubano è un ottimo servitore del Sannio, stiamo lavorando bene, complimenti a lui. La provincia di Benevento è in buone mani, complimenti anche a Martusciello che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo del 10%. In Europa una Forza Italia più forte darà forza al Partito Popolare più forte e sempre attento al Sud. Siete la nostra forza, i veri eredi di Silvio Berlusconi. Ai microfoni di TV7, la voce dei protagonisti dell'evento. Cresciamo in tutti i territori, do già gli auguri a Francesco Rubano, l'onorevole del territorio, che veramente sta facendo un lavoro impeccabile, non solo per la crescita di Forza Italia, ma soprattutto per la crescita del vostro territorio. È una grande occasione per fare laboratorio, per dibattere, per guardare ad una prospettiva evidentemente rosea per Forza Italia, che parte e si rafforza questo rilancio dal sud, mi pare evidente. L'ottimo lavoro di Fulvio Martusciello nella qualità di coordinatore regionale credo che sia sotto gli occhi di tutti, come anche dirigenti nazionali siamo straordinariamente felici di questo lavoro che sta facendo Fulvio assieme a tutti i parlamentari. Qui c'è il senatore Silvestro con il quale condividiamo tante battaglie per il Sud attraverso questo strumento funzionale che è il nostro partito. E poi consentitemi di dire, sono particolarmente felice di venire qui in provincia di Benevento a presiedere uno dei congressi più importanti del nostro paese, perché poi chiaramente questo congresso eleggerà uno dei migliori parlamentari che abbiamo come Forza Italia, che è Francesco Rubano, che è un ottimo amministratore, lo ha dimostrato da sindaco e già soltanto in un anno e mezzo di legislatura si sta distinguendo per quella che è una qualificata attività legislativa in Parlamento. Ma Forza Italia si sta distinguendo sul piano campano e sul piano nazionale per essere un contenitore di idee che sicuramente la classe migliore, che è stata quella selezionata da Forza Italia, riuscirà a tradurre in realtà. A Benevento, in provincia di Benevento, si sta inaugurando una nuova stagione di crescita e di rilancio di tutte le aree del nostro Sannio. Ci sono tanti giovani oggi, un monito anche per guardare i progetti futuri del partito. Ma il partito sta investendo particolarmente sui giovani, io sono l'esempio di questo, e abbiamo una struttura giovanile molto molto attrezzata, molto articolata, avremo un referente in ogni comune del Sannio. I giovani sono e saranno sempre la linfa vitale del nostro movimento. Questo è il quarto congresso provinciale che si tiene in provincia di Benevento da quando Forza Italia è stata fondata nel 1994, nel 97, nel 2001 fui eletto io coordinatore provinciale dalla base di Forza Italia, poi fu eletto Antonio Barbieri e oggi andiamo ad eleggere Francesco Rubano a dimostrazione di un partito che ha una lunga storia, 30 anni di vita in provincia di Benevento, ma è l'entusiasmo di un ragazzino. Il vicepresidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, Luca Milano, ha accolto con soddisfazione le disposizioni del tavolo tecnico che sono emerse nella sala giunta di Palazzo Mosti ed annunciate dal sindaco Clemente Mastella. Il dottor Milano ha sottolineato che non è compito dell'Ordine assumere decisioni al riguardo, ma dei colleghi farmacisti che insieme al sindaco hanno richiesto la nostra presenza. Accogliamo di buon grado la scelta di aprire una seconda farmacia nei giorni festivi e di facilitare l'accesso alle farmacie di turno nelle zone pedonali per evitare che si verifichino episodi come quello denunciato dal presidente dell'Ordine dei Farmacisti, Maurizio Manna. Ascoltiamo l'intervista rilasciata a TV7. Allora, innanzitutto io ho rappresentato oggi l'Ordine dei Medici in quanto il nostro presidente era impegnato fuori sede per un altro impegno istituzionale.
e ho avuto la delega e il mandato da parte del Consiglio di venire a rappresentare l'ordine, per cui ho esposto la mia posizione e la posizione ufficiale dell'ordine, che poi coincide anche con quella che, insomma, è il mio pensiero. E quindi noi ringraziamo innanzitutto come ordine il sindaco, perché ha sempre dimostrato la sua massima attenzione per quel che riguarda l'assistenza sanitaria di tutta la nostra città e della nostra provincia anche. E lo ha dimostrato ampiamente, non ha mai perso occasione per dimostrarlo, e questa ne è l'ennesima prova. Così come ringraziamo anche il delegato consigliere, il collega Luca De Lippesis, e poi ringraziamo anche il sindaco e Luca De Lippesis per aver invitato l'ordine, perché questo è un segno di grossa stima e verso il nostro, verso la nostra istituzione, perché obiettivamente questa è una tematica che in effetti interessava nel modo specifico la categoria, un'altra categoria professionale, non la nostra, che è quella dei farmacisti. Per cui voglio dire, noi siamo venuti, quindi abbiamo ringraziato per l'invito e abbiamo dato la nostra disponibilità a qualsiasi possibile forma di collaborazione e di supporto, ma è chiaro che un problema di questo tipo, cioè quello dell'orario di apertura, di più aperture di farmacie, è un problema che, se come il picco influenzale impressionante che abbiamo avuto in quei giorni ha dimostrato di magari dover essere rivisto, è una soluzione che spetta all'ordine dei farmacisti di trovare la soluzione più idonea affinché si possa mettere al sicuro la salute dei nostri cittadini. Naturalmente noi abbiamo dato la disponibilità per qualsiasi forma di collaborazione, ma la decisione spetta ed esclusiva dell'ordine dei farmacisti. Nessun problema per Santa Sofia. Ho parlato con il soprintendente architetto Leva e con Don Marco, con i quali si è convenuto che i lavori saranno fatti tenendo conto delle esigenze religiose e di quelle legate al turismo in città in crescita notevole. Santa Sofia ha bisogno di una doverosa manutenzione che ne confermi l'originalità estetica e scongiuri l'usura del tempo. Avremo nelle prossime settimane un incontro al Ministero della Cultura per la realizzazione del Museo Gizio, per il quale è stato confermato l'impegno del ministro Sangiuliano. Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nella piazza Santa Sofia, continua, ci sarà un incredibile concentrato di storia, di culture, di civiltà e architettura, difficile da rinvenire altrove. Credo sia giunto il momento di dare una consacrazione diversa, ricorrendo quest'anno il centenario della morte a Giacomo Matteotti, destinandogli un nuovo spazio pubblico, come giusto che sia. Nessun beneventano chiama quella piazza Giacomo Matteotti, ma invece è affezionato a piazza Santa Sofia. Collocare la sua memoria altrove credo sia un modo serio di ricordarlo. Sfiorata la tragedia in via Raffaele del Cogliano a Benevento, un palo della pubblica illuminazione è caduto sulla strada nei pressi dell'ingresso dell'ospedale San Pio, un'instabilità sollecitata anche dal vento di queste ultime ore. Fortunatamente non vi erano né auto parcheggiate o in transito, né persone che passavano lungo il marciapiedi. È necessario che il comune di Benevento intervenga immediatamente per verificare la stabilità di tutti i pali della pubblica illuminazione, a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini. Prosegue a gonfie vele il percorso di orientamento Pendei organizzato dall'Istituto Paritario della Salle, con l'obiettivo di fornire informazioni sui corsi di studio e suggerimenti per l'anno scolastico 2024-2025, consentendo a studenti e genitori di entrare in contatto diretto con la scuola anche assistendo e partecipando ad attività e lezioni aperte al pubblico. TV7 ha realizzato un ampio servizio sull'Open Day dell'Istituto della Salle di Benevento, ospiti delle interviste del giornalista Alfredo Salzano, Don Donato D'Agostino, gestore ed amministratore dell'Istituto Paritario della Salle, e la professoressa Angela Meola, coordinatrice delle attività educative e didattiche. L'Istituto della Salle eredita una grande tradizione storica beneventana, occupata fino al 1980 dai fratelli della scuola lasalliana, che fanno riferimento a San Giovanni Battista della Salle, il grande fondatore che si occupò dell'educazione degli ultimi, dei poveri, di coloro che non avevano la possibilità per poter frequentare le scuole. Quando i fratelli lasalliani hanno lasciato Benevento, la diocesi, allora guidata dall'arcivescovo Raffaele Calabria, decise di continuare quest'opera e affidò al seminario e ai superiori del seminario la continuazione della formazione scolastica. Tant'è vero che dal 1980
questa tradizione in una maniera ininterrotta, continua la sua mission. Una mission semplice, che è quella di accompagnare i ragazzi nella crescita della loro integralità umana, culturale, chiaramente, relazionale, sociale, aiutarli a crescere, e lo vuol fare e lo fa attraverso una modalità semplice, perché la scuola si percepisce come con una identità, oserei dire olistica, cioè raccoglie in sé tutte le componenti, dai 3 anni ai 19 anni, quindi si percepisce attraverso una visione unitaria. Infatti un curriculum è verticale, quindi dai 3 anni dell'infanzia fino ad arrivare ai 19 anni. Quindi la mission specifica è la cura integrale dei ragazzi. Adesso entriamo un po' più nei dettagli e parliamo dell'offerta formativa. Sì, un'offerta formativa che si sta affermando fortemente sul territorio sannita. Abbiamo un curriculum verticale dai 3 ai 18 anni, dalla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e liceo classico quadriennale. Un'offerta didattica ampia con post scuola pomeridiano, certificazioni linguistiche, laboratori teatrali, musicali e da questa hanno anche attività sportive. Insomma, una scuola che con la sua offerta formativa così ampia va incontro a tutte quelle che sono le famiglie di Benevento. Ecco, poco fa Don Donato ci diceva dai 3 anni in poi un percorso di grande formazione, di grandi linee guida importanti per la vita delle future generazioni. Esattamente, per noi sono importanti gli studenti prima di tutto dal punto di vista umano, nella loro crescita. Accompagnarli dai 3 ai 18 anni per noi è un grandissimo onore ed è un progetto in cui tutti i docenti dell'Istituto della Salle credono fortemente. Allora, sport, lingue, le materie doppia di base, lingua, chiaramente doppia sì. Lingua. Inglese e spagnolo. E poi c'è tutto. Certificazioni linguistiche, laboratorio di letteratura e teatro, laboratorio di musica e appunto dicevamo lo sport, che quest'anno diventa protagonista di quello che è l'ampliamento della nostra offerta formativa. Anche le scienze naturali non mancano. Sì, le STEM, grandissima importanza alle STEM, dai 3 anni, quindi non solo sulla primaria e sulla secondaria di primo e di secondo grado, ma le STEM diventano protagoniste già alla scuola dell'infanzia da quest'anno. Ecco, c'è un grande entusiasmo, grande partecipazione, attenzione da parte dei genitori che oggi sono venuti qui ad apprezzare la proposta dell'offerta formativa e ad investire sui propri figli. È l'investimento più importante. Io credo che scegliere questo progetto formativo didattico sia alla base di una crescita che si sviluppi nel migliore dei modi per ciascuno dei bambini. Mi permetto di dirlo anche da mamma di 2 bambini che frequentano l'Istituto della Salle. Venerdì sono stati fermati da un equipaggio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 2 uomini residenti nel Napoletano che si aggiravano in modo sospetto a bordo della loro autovettura lungo Viale Principe di Napoli, dove pochi minuti prima era stato segnalato un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana. Gli accertamenti effettuati nell'immediatezza hanno consentito di verificare la sussistenza di numerosi precedenti per reati specifici contro la persona ed il patrimonio, in particolare per truffa a persone anziane a carico dei 2 soggetti che peraltro non erano in grado di fornire una giustificazione plausibile circa la loro presenza nel capoluogo. Il questore di Benevento ha disposto l'allontanamento immediato attraverso la misura preventiva del foglio di via obbligatorio per i 2 giovani che nei prossimi 3 anni non potranno far ritorno nel capoluogo sannita. Mara De Feo, 63 anni, originaria di Avellino, è il nuovo viceprefetto vicario a Benevento. Prenderà il posto della dottoressa Patrizia Vicari, trasferita alla prefettura di Modena dallo scorso 3 gennaio. Nei prossimi giorni il prefetto Carlo Torlontano dovrà indire una nuova procedura per raccogliere la disponibilità di coloro che intendono ricoprire l'incarico di capo di gabinetto lasciato scoperto dalla dottoressa De Feo. Come oramai noto, l'ultima legge di bilancio ha previsto un taglio di 25 milioni di euro del Fondo Nazionale per il Contrasto ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Il fondo esiste dal 2021, lo volle l'esecutivo Draghi, consapevole dell'inadeguatezza del servizio sanitario pubblico nel dare risposta a queste malattie oramai estremamente diffuse. E a dirlo non siamo noi del PD, ma i numeri dell'Istituto Superiore di Sanità. Il 30% delle persone che soffrono di anoressia ha meno di 14 anni e i dati fotografano soltanto
soltanto la punta dell'iceberg del fenomeno. Così, in una nota, il Partito Democratico al Comune di Benevento. Restare in silenzio non è possibile. Il ministro della Salute, Schillaci, rendendosi conto dell'errore commesso, ha assicurato che il fondo verrà rifinanziato con 10 milioni. Sarebbe un primo passo. L'auspicio è che agli altri annunci possano presto seguire i fatti. Ma da parte del PD resta alta l'attenzione sul tema. Capisco l'imbarazzo di Fratelli d'Italia, che fa tanto del patriottismo e della nazione il proprio motto, nel rispondere nel merito a quanto da tempo associazioni, sindacati, imprenditori e amministratori del Sud denunciano. Nella sua replica, infatti, il vicepresidente di Fratelli d'Italia Scocca non dice una parola sui fondi PNRR tagliati per 8 miliardi di euro, sul prosciugamento del fondo infrastrutturale perequativo da 4,4 miliardi e 800 milioni, dei fondi sviluppo e coesione 6 miliardi e sulla ZES unica del Mezzogiorno, che esclude gli investimenti privati fino a 200.000 euro, è quanto dichiara Antonella Pepe della direzione nazionale del PD, replicando al vicepresidente di Fratelli d'Italia Alessio Scocca, nel ricordare che i livelli essenziali di prestazione non sono garantiti da 22 anni. Scocca, forse senza volerlo, ci dà addirittura ragione, confermando che sono decenni che il Sud è sottratto di risorse fondamentali su sanità, scuola, infrastrutture e servizi essenziali. Invece di ragionare di un disegno di legge antistorico come l'autonomia differenziata, che danneggerà a lungo andare tutto il paese perché frammenterà le politiche pubbliche su settori strategici, se ha davvero a cuore l'utilità nazionale, non chieda che prima di ragionare di qualunque autonomia si attuino prioritariamente i livelli essenziali di prestazione, superando il criterio della spesa storica. La risposta, conclude Pepe, purtroppo è disarmante. Il loro alleato di governo, la Lega, non ha alcun interesse a farlo. La presidenza nazionale dell'USACLI, all'unanimità nella seduta dei giorni 11 e 12 gennaio tenutasi a Roma, prendendo atto che il Consiglio Provinciale di Benevento era decaduto, di seguito anche il presidente e la presidenza ha nominato Antonio Meola vicepresidente nazionale vicario, commissario del Comitato Provinciale USACLI di Benevento. È in edicola il primo numero targato 2024 del quindicinale Realtà Sannita, fondato nel 1978 da Giovanni Fuccio e diretto fino al 2021. Oggi il periodico vede al timone la sua primogenita Maria Gabriella. In prima pagina, per questa uscita del 2024, il nuovo consiglio provinciale, in attesa del carnevale. I paesaggi sanniti nel cinema italiano. Antifascismo in Costituzione. Realtà Sannita vi aspetta in edicola con tanti inserti interni ed articoli interessanti. Dopo gli Open Day per la presentazione dell'offerta formativa, l'Istituto Federico Torre si prepara ad un altro appuntamento, fissato per venerdì 26 gennaio dalle 17 alle 18 presso la sede centrale di Via Nicola Sala. Tutti i docenti dei vari plessi e di tutti gli ordini della scuola incontreranno le famiglie. Intanto il dirigente scolastico Edoardo Citarelli dà grande importanza alle rassicurazioni in relazione alle prospettive future del temporaneo trasferimento delle classi per l'anno scolastico 2024-2025 in attesa della conclusione dei lavori di ricostruzione della sede centrale, il tutto sulla base delle indicazioni provenienti dall'amministrazione comunale. Questo ed altri argomenti saranno sviluppati nella terza puntata della Torre in Forma, il format in onda su TV7 nei prossimi giorni. Lunedì 22 gennaio sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica a Benevento e i protagonisti. L'originale rubrica, ideata e curata dal maestro Enrico Salzano, critico e storico musicale, stavolta punta le sue luci su il maestro Antonello Rapuano, pianista e talentuoso accademico. L'interessante storia del musicista, ricordato anche per le sue tante esperienze vissute in prestigiosi teatri italiani, in televisioni con Enrico Montesano, Vincenzo Salemme, Katia Ricciarelli e al cinema con i Big. Appuntamento in edicola con il Sannio Quotidiano e con il format La Musica a Benevento e i protagonisti, il prossimo lunedì 22 gennaio.
L'Associazione Diabetici Italia Meridionale AS di Mal di Qua del Faro organizza una giornata dedicata alle visite di posturologia, prevenzione di atteggiamenti posturali scorretti nei ragazzi. L'appuntamento è per venerdì 26 gennaio alle 15 presso la sede ASDIM di Benevento, in contrada San Chirico, presso il parco di Gigarde. In una banca come la nostra non ci sono distanze, ci sono persone, Francesca, Antonio, Elisa, persone che vivono gli stessi territori e se ne prendono cura, oltre i ruoli, oltre gli schemi. Noi e voi, insieme, siamo Banca Popolare Pugliese, la banca oltre la banca. La squadra del Benevento Calcio si è ritrovata presso la struttura sportiva dell'Antistadio Imbriani, dove ha svolto attivazione, esercitazioni sulle finalizzazioni e chiusure difensive con scarico finale. Il programma della giornata di sabato prevede allenamento pomeridiano a seguire, conferenza stampa di Mister Auteri a partire dalle ore 17. In una banca come la nostra non ci sono distanze, ci sono persone, Francesca, Antonio, Elisa. Persone che vivono gli stessi territori e se ne prendono cura, oltre i ruoli, oltre gli schemi. Noi e voi, insieme, siamo Banca Popolare Pugliese, la banca oltre la banca. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.